Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Ciao anche a te, ciao a tutti voi. Oggi seguiamo il tutorial di Aurora. Se non ricordo male si chiama Aurora. Quindi ciao Aurora, se stai vedendo questo video, segui il tuo tutorial perché sei troppo bella, sei molto simpatica. Siccome vi è piaciuto tanto l'ultimo video dove segue il tutorial di Sophie, oggi ho deciso di seguire il tutorial di questa bambina. E quindi un make up molto adatto a voi, o almeno spero. Beh, penso di sì, dato che è una bambina, penso faccio qualcosa di leggero. Voglio vedere se mi riporta alla giovinezza, gioventù, anche a me, che sono una vecchietta. Ma ancora non ho fatto l'intro, quindi... Ehi, ciao a tutti, io sono Cinzia e oggi siamo qui per seguire il tutorial di qualcuno. Sì, perché questa è la serie Segue il tutorial di... È una nuova serie portata da me medesima. Se vi piace questa serie mettete un pollicione in su e iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video. Anzi, per non perdervi nessun video dovete attivare la campanellina. Quindi attivate la campanellina. E se volete seguitemi anche su Instagram e TikTok. Bravi, bravi, ma che siete bravi che mi rispondete. Forse non l'avete fatto, però io gioco un po' con voi. Iniziamo subito con questo tutorial perché non vedo l'ora di essere truccata come Aurora. Se avete visto qualche tutorial bellissimo e volete che io lo segua, scrivetemelo giù, linkatemelo giù nei commenti, fate voi, ditemelo qui nei commenti, ok? Andiamo, forza! E oggi vi faccio vedere come ci si può truccare. Che carina, vedete? È troppo carina! Ci fa vedere come ci si può truccare, uno dei tanti modi per truccarci. E facciamo un trucco più giovanile. Prendiamo il fondotinta. Questo fondotinta. E ne mettiamo un pochino in faccia, ma di fondotinta ne va proprio poco poco. Bravissima, perché essendo bambine in realtà secondo me non ne avete neanche bisogno. Non avete la pelle come me, come i vecchietti che ce l'hanno tutta rosa. Voi avete la pelle perfetta. Sempre se siete dei bambini che state guardando questo video. Io non lo so, in realtà potrebbe essere che siete dei ragazzini o se siete degli adulti. Non lo so, cosa siete? Quanti anni avete? Ditemelo giù nei commenti, sono curiosa. Quindi andiamo a mettere poco fondotinta. Magari mi metto pure il cerchietto io. Poi un pochino. E magari anche qua. Io lo metterò soltanto qui nel naso perché non ho brufoli, non ho niente. Ecco, vedete, lei lo mette soltanto qui perché non è che ha delle imperfezioni, è bellissima, quindi non come me. Vabbè, basta Cinzia denigrarti, sii più fiduciosa di te stessa. Ma sì, dai, io esco anche così senza trucco, cioè non così con i pallini in faccia nel fondotinta, senza trucco, non mi vergogno. Però adesso vado a spalmare in faccia. Ok, quindi andiamo a spalmare in faccia. Già se n'è andato via con la spugnetta, lei lo fa con la spugnetta nel nasino. Ok, almeno è molto leggero. Certo, mi è rimasta molto rossa la faccia, però va bene, facciamo un make up leggero. Vediamo, magari ne aggiunge ancora. Voi potete anche metterlo magari qua se avete un pochino di occhiaie. Oh oh, io ho le occhiaie, ragazzi? Non lo so, ho delle occhiaie. O forse non sono un tipo con le occhiaie, o forse sì, sono un po' confusa. Lo mettiamo o no? Io un po' di occhiaie ce le ho, quindi me ne metto proprio poco, 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 così. Poco poco. Ok, se lei lo mette, lo metto anche io. Poco poco qui nelle occhiaie. Ok, ecco. Aspetta, cosa lo sparge con questa? Ma mi raccomando, prendetelo della vostra carnagione, se no sembrate che vi siete bruciate la faccia. No, no, io penso sia sì, è della mia carnagione, dai. Non mi sono bruciata la faccia. Certo, se lo prendete troppo chiaro è troppo chiaro. Se lo prendete troppo scuro, come dice lei, sembrate bruciate dal sole. Andiamo a spandere. Mi è sparita l'occhiaia. Non ci arriva la spugnetta qui? Vabbè, vado col dito, Aurora, scusami, ma io non ci sono arrivata. Dobbiamo prendere il illuminante per illuminare un pochino la faccia. Yuhuu!
Sì, mi piace l'illuminante. Ok, qua ho l'illuminante. Meno male, Sofì non l'aveva messo l'illuminante. A me piace molto invece, però è in base ai gusti. Magari qualcuno lo mette, qualcuno no. A me piace tanto. Me ne metto un po' qui sul naso e magari anche un po' qua sulle guance, ma poco. Ok, perfetto. E dove lo metto io? Sul naso? E qui sulle guance. Mettiamo... Io non ho quella spugnetta che ha lei, ma vabbè, il pennello va bene pure, penso, no? Guardate come sono luccicosa! Tipo, io adesso uso dei certi colori. Aspetta, scusami, l'hai messo pure sul mento. Io non lo uso sul mento. Oh mio Dio! Non mi piace tanto sul mento, però se... Aurora dice così, mettiamolo pure sul mento. Ma voi potete usare tutti i colori che volete. Ok. Aspetta, scusa. No, aspetta, lo sto mettendo pure qui, sulla fronte. Oh mio Dio, la fronte lucida. Lo metto un po' ovunque, però magari alla fine del make-up hai la pelle bella luminosa. Va bene, dai. La terra. E mettercene un po' nelle guance. Allora, se avete una carnagione... Mettere nelle guance e la messa nella fronte. No, vabbè, sì, nella fronte io la metto pure comunque. Ok, penso che lo metterà qui e qui. Bravissima, eccezionale. Dove lo metto io? Io lo metto qui. Un po' scura, perché io sono un po' pallida. Me ne metto un pochino, ma poco. Se voi avete una carnagione un po' più scura di me, mettetevene poco. Ok, quindi lo mette proprio sulle guance, tipo blush, beh, per abbronzarsi un poco. Messo nelle guance e nelle guance, poi? Io di sopracciglia ne ho abbastanza, quindi me le pettino solo. Ok, io... sì, dai, ce ne ho anche io abbastanza, quindi pettiniamole soltanto. Ho qualche buchino, però va bene, mi va bene pettinarle. E ora iniziamo con gli occhi. Mi piace gli occhi, anch'io una palette, non ce l'avremmo sicuramente uguale, però eccola qui. Inizierei con questo colore qua, che è quasi finito. È bianco in pratica, la base ci sta, io userò questo, sì, è molto chiaro. È perlato e anche un po' brillantato. Ok, aspetta, mi sono persa, quindi prima mette la base qui. Ah sì, anche questo è un po' perlato, però cioè, c'è stato un passaggio che mi sono persa, perché passa direttamente all'ombretto scuro già messo, quindi devo andare a mettere anche io l'ombretto scuro. Ecco, perché sei passata così? Non mi hai detto niente, uffa! Quale ci assomiglia di più a quello che ha messo? Questo forse? Vabbè, andiamoci piano, eh. Il suo è forse un po' più rosato. Vado a mettere anche un po' di questo. Ecco questo! Boh, Cinzia, ce l'avevi! Ok, vado. Ah, molto meglio. Certo, ora dall'altra parte dovrò fare la stessa cosa. Ok. Ha. Se voi siete grandi e vi truccate ogni giorno, sarete molto più brave di me. Io sono piccola e quindi non mi trucco. Ma non è vero, ma sei bravissima! Dico magari soltanto i colori, magari che cosa dovete usare, però non fate così grande il trucco perché sennò è una schifezza. Oh oh, dovevi dirmelo prima, Aurora, guarda, l'ho fatto grande, come te. Però non mi sembra una schifezza. A voi come sembra? Mi sembra una schifezza? Aiuto. Questo qui chiaro, e andiamo a metterlo qua all'inizio dell'occhio. Questo? E lo metto all'inizio dell'occhio. Perfetto. E adesso prendiamo questo più scuro e andiamo a metterlo qua alla fine dell'occhio. Ah, perfetto, pure la sfumatura. Quindi vado su questo oppure questo. Prendo questo di qui e vado alla fine dell'occhio. Guardate che bello, faccio la sfumatura. La sfumatura. Ho esagerato un po'. Ok, adesso io, visto che ho fatto questo pasticcio sotto gli occhi, vado a prendere questo qui, il fondotinta di prima, e ne vado a mettere un altro po' per coprire. Quindi io pure, aspetta, ho fatto un po' un pasticcio, sì, un po' sì, dai. Quindi fondotinta e lo vado a mettere qui per coprire.
Questo è il trucco se non avete una salviettina. Se invece avete una salviettina, potete usare quella e la strofinate sopra. Invece chi non ha le salviettine, perché visto che adesso siamo in quarantena. Giustamente, mi sa che questo video era tipo durante la quarantena e i supermercati erano un po' troppo poveri di cose, soprattutto le salviettine. Va bene così, sinceramente forse anche meglio, perché altrimenti togliendo con la salviettina avrei dovuto fare pure la base e tutto da capo. Ok, vedete, è andato tutto via. E magari con questo trucchetto potete anche fare la riga qui, se vi piace. Sì, io l'ho fatta, guardate. Cioè è abbastanza sfumata perché mi piace sfumata, però l'ho fatta. Guardate come sto, eh? Ok, adesso prendiamo mascara e andiamo a metterlo nelle ciglia. Però state molto attenti a non mettermelo negli occhi dentro, ma soltanto nelle ciglia. Questa bambina è adorabile. Ti dice anche di stare attenta, ed è giusto. Dovete stare attenti, attenti, perché potreste cavarvi l'occhio un poco. Io non sopporto il mascara con queste ciglia qua, perché a me non si toglie e poi mi dà troppo fastidio da tenere. Quindi non lo mettiamo, mettiamolo solo sopra. È molto bello. Ok, il mascara l'ho messo e adesso andiamo alle labbra, poi abbiamo finito. Abbiamo già finito! Quindi adesso mettiamo il rossetto e poi abbiamo finito, ragazzi. Ok, sì, in effetti manca qualcosa. Vediamo se è il rossetto. Mettiamo qua. Io non ho quello che ha lei. Metterò questo, che è abbastanza rosa come il suo. Non so se si vede dalla telecamera, ma io qui ho un neo e sembra che l'ho fatta apposta, ma in realtà non l'ho fatta apposta. Amore, anche io ho un neo, guardate. Non so se vi noto, ma qui ho un neo. Neanche io l'ho fatto apposta. Ce l'ho da qualche anno in realtà, non ci sono nata con questo neo. Strano, vero? Il colore è uguale a quello degli occhi, quindi guardate com'è, è più bello, uguale. Il mio non è proprio uguale, o sbaglio? È un po' più... vabbè, però dai, si avvicina. Questo make up è un unico colore, il make up rosa, ecco. Allora, il video finisce qui. Spero tanto che vi può essere utile per giocare oppure truccarvi. Io ho giocato e mi sono truccata per fare i prossimi video, quindi ho fatto entrambe le cose e mi sono divertita. Grazie mille Aurora, il mio make up mi piace davvero tanto. A voi piace? Guardate come vi sembra? Ditemelo giù nei commenti, lo fareste anche voi? Io vi consiglio, volendo, potete anche evitare di mettere il fondotinta, perché tanto avete la pelle perfetta. Se volete divertirvi, truccarvi, non lo so, sempre se siete piccoli. Se siete grandi mettete il fondotinta, che ne abbiamo bisogno. Ma diciamo, magari soltanto il correttore nei punti critici, come faccio io. Ok ragazzi, il video è finito, spero che questo trucco vi sia piaciuto. Ringraziamo Aurora e niente, io vi mando un bacione enorme, vi tantissimo e vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un pollicione in su se questo video vi è piaciuto e se ne volete ancora di questo genere, e ovviamente di seguirmi su Instagram e TikTok e attivate la campanellina per le notifiche, mi raccomando. Ciao ragazzi.